è il nodo della politica, che piaccia o non piaccia qualcuno, perché nel nostro paese corruzione e mafie sono le due facce della stessa medaglia. Che cosa sono diventate le mafie negli ultimi anni? Le mafie oggi sono in guanti bianche, in forma anonime, penetrano dentro il sistema, hanno tanto denaro e fanno tanto denaro. È forte perché trova delle alleanze, delle connessioni, dei supporti, dei riferimenti. Trova dei professionisti, ad esempio, che gli permettono di fare dei grandi investimenti, grandi contratti. Ci vogliono dei notai, ci vogliono dei commercialisti, gli uomini della grande finanza per fare queste grandi operazioni. State raccogliendo 1 milione di firme, partirà fra poco questa nuova campagna. Perché? Cosa volete ottenere? Questa è sulla corruzione, Riparte il futuro, il gruppo Abele, Libera, che è una rete di associazioni. Abbiamo raccolto 650.000 firme per chiedere che ci sia una legge chiara, pulita, trasparente, senza sconti, contro la corruzione pubblica nel nostro paese. Da quando c'è Papa Francesco sono state ripetute delle parole molto forti da parte del Papa contro la mafia, ha parlato di scomuniche, eccetera, ma lei ha detto qualcosa è cambiato. Papa Francesco, venendo proprio invitato da Libera l'anno scorso per la giornata delle more dell'impegno, con un atto di grande umiltà parlando ai mafiosi, mentre si era rivolto ai familiari delle vittime innocenti di mafia, dice: se voglio parlare ai grandi assenti, agli uomini e alle donne di mafia. Dice: io mi metto davanti a voi in ginocchio, convertitevi a cambiare.